Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Allora, come sempre non ci smentiamo mai. A mezzo colpo iniziamo da qui perché stasera è successo di tutto. Firenze Nazionale 16-61 Ambo e Ambetto 16-61-72-90. E stasera, eccolo qua, 16-62, Ambetto spaccato. Peccato, 72 è andato giù, se no sarebbero stati dolori. Allora, andiamo a vedere un po' di vostri scontrini. Ne sono arrivati veramente tanti, tanti, tanti. E io per questo vi ringrazierò sempre. Eccolo qua, andiamo a vedere un po' di scontrini, dai. 16-61, poi ognuno ovviamente ci mette quello che vuole, secondo me dovete usare un po' di più, però ognuno in base alle proprie. Eccoli qui, anche perché poi, se no, ad Avellino ci prendono in giro che giochiamo 50 centesimi d'Ambetto, maremma, A parte gli scherzi, giocate quello che volete. 16-61, regalato a tutta l'Italia. Mi avete invaso il cellulare. Qualcuno oggi faceva la scuola lotto. Mettete gli zerati, togliete gli zerati. Qui manca qui, qui manca là. Va imbriacato 18.000 numeri e non è uscito mezzo. Io ho dato due numeri. 16 e 61, mezzo colpo, preso, spaccato. Andiamo ancora avanti. 16 e 61. A volte però quando vedo questi scontrini così, onestamente, un po' mi viene voglia di non postare più nulla, perché è una previsione che, insomma, non pagate, regalata a mezzo colpo. Potevate usare un pochettino di più, ragazzi. Cioè, per me vince 38 euro, per carità, è tutto di guadagnato. Però o veramente giocate l'impossibile, e allora a questo punto, già qui 2 euro di Ambetto, uno si porta a casa 100 euro, 120 euro, vedete? Insomma. La previsione non l'avete pagata, però vabbè, fate voi, poi io valuterò se postare o non postare. Allora, poi andiamo avanti, ancora 16,61. Vabbè, 1 euro, uno dice ci ho guadagnato 55 euro. Ne faccio vedere solo qualcuno, perché ne sono arrivati veramente tantissimi. 16-61, pubblicati anche sulla mia pagina Facebook. Eccone qui un altro. 16 e 61, 1,50 euro di Ambetto, bravissimi, giocate sempre di più l'Ambetto. Qui 2 euro sopra. 2 euro sopra, vedete? 2 euro sopra d'Ambetto, almeno la 100 euro la mettete in tasca. Se mettete 50 centesimi, ma 50 centesimi. Vabbè, poi andiamo avanti. Complimenti, complimenti, complimenti a Samantha Lotto. 2 su 2. Vi avevo fatto vedere la previsione 80 di fuoco. Eccola qui. La previsione dove Samantha aveva messo un ambo, io ho messo il terzo numero e stasera ha spaccato alla grande. Secondo colpo di gioco. L'80, eccolo qui, Genova 80-54, bellissimo Ambetto. Vi faccio vedere anche qualche scontrino, poi ovviamente Samantha l'ha pubblicato nella sua pagina Facebook. Eccoli qua, 53-80, le ruote erano Genova-Milano, al secondo colpo di gioco.
Complimenti, complimenti. Andiamo a vedere anche qualche altro scontrino che mi è stato mandato per ringraziare Samantha. Eccola qui. 53 e 80, bellissimo ambetto spaccato al secondo colpo. 53 e 80, l'80 di fuoco, l'unico 80 dove Samantha ha detto che usciva. Eccolo qui, Genova, l'unico 80, a parte quello di Roma, che anche qui ha fatto l'ambetto perché 80-53, 80-52 ha fatto l'ambetto anche su Roma. 80-54 ha spaccato alla grande, alla grandissima. Adesso, proprio stasera, abbiamo preparato un'altra previsione dove la potete trovare ovviamente sulla sua pagina Facebook, eccola qui. Questa era la previsione, eh? Genova Milano 80-35, 80-53 e da stasera 82 scacco matto. Se prima ha detto che usciva all'80, adesso uscirà all'82. Due soli ambi, due sole ruote. Abbiamo preparato questa previsione che nel giro di due colpi, questa l'andiamo a mettere a segno, alla grande. Ovviamente questa previsione, per chi vuole, può andare sulla pagina di Samantha Lotto, contattarla, altrimenti dopo le 13 può mandare un messaggio a me e io ovviamente gli giro l'informativa per prendere la previsione. Adesso andiamo nella nota più dolente. Perché? Perché io avevo fatto una cosa a vostra insaputa, ah no, a vostra insaputa. Ve l'avevo detto. Allora, circa 20 giorni fa ero venuto in video dicendo ho una previsione su ruota unica, per chi vuole gliela mando su WhatsApp. Ovviamente non era per tutti, a molti non ho neanche risposto, sono passato per maleducato, ma no, non ho neanche risposto. L'ho mandata a 10 persone. La previsione era 880 Roma, ruota unica, 880, 88, 89. L'ho mandata a 10 persone, ovviamente gratuita. Ho persone mi hanno mandato il messaggio con l'880. Due persone mi hanno mandato lo scontrino col terno in quartina. Qui si usciva l'8, era quaterna secca su Roma. Le altre 5, ovviamente che io ho segnato, memorizzate su WhatsApp. Qui c'è 10 euro d'ambetto sopra e poi c'è il terno in quartina, che ripeto, per un numero non era quaterna. Su 10 persone, 5 mi hanno mandato lo scontrino con quello che dovevano fare. Le altre 5 non si sono fatte sentire. Ovviamente io ce le ho tutte memorizzate sul WhatsApp. Perché ho fatto questa cosa qua? Semplicemente per vedere quanto uno ha la costanza. Quando gli do una previsione privata, e qui si parla di ruota unica. Qui la previsione era 880, 88, 89. E quelle 10 persone possono venire in diretta o chiamarmi e dire: Maurizio, sei un bugiardo. Perché l'ambo era 880, la quartina 880, 88, 89. Questa sera è uscito 780, 88, 89. Per un punto non era quaterna secca. Adesso ovviamente a queste 5 persone che non si sono ancora fatte sentire, probabilmente non hanno visto lo scontrino, probabilmente diamo il beneficio del dubbio.
E do tempo fino a stasera. Dopodiché sarò obbligato, sarò costretto ad agire su WhatsApp, perché significherebbe mancanza di rispetto, ok? E ho fatto questa prova dando questa previsione soltanto a 10 persone, e a queste 10 persone gli ho detto: guardate, è una previsione lunga, può uscire a colpo, ma ci può mettere pure un mese. Ma o prendiamo l'ambo secco o prendiamo il terno in quartina addirittura, gli ho detto. Perciò non mollatela, è un salvadanaio. È un salvadanaio. Stasera veramente, per un punto, tre mi hanno mandato lo scontrino col terno in quartina. Due intelligenti hanno giocato solo 8 e 80. Vabbè, perché non seguono mai quello che io dico. Ma qui 10 persone hanno rischiato di fare la quaterna secca. Ma questo perché? Questo perché ho voluto farvi vedere questi scontrini? Per dimostrarvi che anche quando io vi do una previsione privata e vi dico: ragazzi, continuatela, 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 questa previsione o ci paga l'ambo secco o ci paga almeno il terno in quartina, ci ha messo tanti colpi. Eravamo arrivati all'undicesimo colpo. Ma per un punto non era quaterna secca. Qui tre persone vanno in ferie grazie a questa previsione che io ho dato privatamente. Col terno 80, 88, 89. Ok? Vi ripeto, forse sono stato maleducato per qualcuno perché l'ho data soltanto a 10 persone. Le ho riacchiusi sul WhatsApp. Ovviamente, aspetto che gli altri 5 mi mandano gli scontrini. Ovviamente, se non me li manderanno entro stasera, non me ne farò niente dei loro numeri su WhatsApp. Questo per farvi capire che quando si dà una previsione, come il gioco delle tre carte, quando si dà una previsione, ci può mettere pure 11-12 colpi su ruota unica. Ma se stasera usciva l'8, parlavamo di quaterna secca, anche se erano passati 11 colpi. E di queste previsioni io ne potrei mettere qua ogni estrazione, una diversa dall'altra, ma non lo faccio. Sapete perché non lo faccio? Perché tanto il 90% di voi al terzo o quarto colpo si stanca e la molla. E allora è inutile, è inutile. Adesso, e ripeto, tutto gratuitamente. Tutto gratuitamente. Questa previsione io non l'ho fatta pagare assolutamente. Adesso quei 5 che mi hanno mandato lo scontrino, ovviamente io oggi pomeriggio gli manderò la super quartina di Venezia. La super quartina di Venezia. Che ripeto, non è da tutti, perciò non mandatemi il messaggio perché io so già. Chi al terzo colpo, anzi, chi al primo colpo mi dice si continua. Perciò so già a chi darla e chi non darla. Ma qui ci sarà una super quartina su Venezia dove noi o prenderemo l'ambo secco o prenderemo il terno in quartina. Ma ripeto, non la darò a tutti. Se non vi rispondo su WhatsApp, non vi offendete. Non ve la do a tutti perché tanto non avete la costanza. Allora, detto ciò, stasera c'è l'estrazione. Io il mio popolo non lo lascio mai a bocca asciutta. Questo l'avete preso. Carta, penna e calamaio. Da stasera, ruota unica, Napoli 38-81, ambo e ambetto. 20, 38, 81, ambo e terno. Vi ricordo sempre il terno secco su tutte, almeno un euro metteteci. Napoli, ruota unica. Chi vuole può mettere la nazionale. Napoli, ruota unica. Ok? Questo è per i miei nonnini. Napoli, 38, 81, ambo ambetto.
20 38 81 Ambo Eterno Napoli ruota unica. Si parte da stasera. Ok? Previsione su ruota unica, almeno al posto di mandarmi gli scontrini di 50 centesimi, magari me li mandate con un eurino in più. Allora, attenzione a tutti quelli che avevano preso la previsione col 26. Quello fa la scuola lotto. Togli gli zerati, togli questo, togli quello e non esce una ceppa di niente. Ascoltatemi bene. 22 luglio, Cagliari 26. Facciamogli vedere come si fa la vera scuola lotto. 25 luglio, Bari 26. 27 luglio, Bari 26. Guardate dove lo scrivo. Bari Cagliari 26 26 seconda e terza posizione. E ovviamente io l'abbinamento ve lo mando, è normale, mica posso non darvi l'abbinamento. Allora, ascoltatemi bene, perché poi quando io parlo le cose si avverano. Il 26, Bari-Cagliari, seconda e terza posizione, lo si può giocare col suo vertibile. 26-62, Ambo e Ambetto. 26-62, 26, seconda e terza posizione. E a sto 26-62 datemi retta. Infilateci pure l'88. Non si sa mai. Dal capitano è tutto. Un grosso besos.